Siamo qui con il grande maestro Luciano D'Ambrosis, colui che ha Grandissimo. sostituito il grandissimo Pinocchio in Sean Connery. Possiamo parlare del doppiaggio di questo meraviglioso attore? Beh, ho avuto una bella eredità da Pinolocchi, però devo dire che mi sono subito personificato in questo personaggio che aveva un po' anche le mie caratteristiche e non ho faticato abbastanza per niente. Lei ha anche doppiato un altro grande attore come Max von Sydow. Si può parlare del doppiaggio di questo attore hollywoodiano? Sì, ma tutti i personaggi che ho fatto, tutto sommato, li ho amati, un po' facevano anche parte del mio carattere, del modo di essere. Ho sempre cercato di entrare nello spirito del personaggio e quindi entrare dentro, come si dice quando dai l'anima. Se quel personaggio parla e tu non te ne accorgi, vuol dire che hai fatto bene, sei entrato dentro. Una piccola curiosità, e molti la accreditano nel libro della giungla della Disney di tanti tanti anni fa, in cui lei ha fatto il lupo. Se li può, ce la può confermare? E quindi si ricorda qualcosa di questo meraviglioso doppiaggio, un altro capolavoro del cinema? Quello è un capolavoro, cioè, a parte il doppiaggio, era un capolavoro poco, il lupo, pochissime cose, perché era poche battute, però sono di quelle cose di certi film che ti rimangono impresse. E tra tutti i suoi colleghi che purtroppo oggi non ci sono più, vuole lasciare un ricordo particolare di qualcuno? Beh, dovrei stare troppo a fare un elenco che, di persone a miei care, che perché ai miei tempi, più che colleghi, devo dire, eravamo amici, fuori e dentro, ci frequentavamo anche fuori del lavoro e quindi, che devo dire, tutti i più grandi, gli amici Cusvetti, Amendola, Pinolocchi, ma quanti ne posso dire, Rinaldi. Persino passare alla generazione prima di me, ero molto amico dei Cigoli, insomma, di De Angelis. Ah, sai, io purtroppo dico no, provengo, sono forse uno degli ultimi rimasti dalla formazione del doppiaggio in Italia. Io sto in questo campo dalla formazione della prima CDC, che fu la prima cooperativa di doppiaggio, che è nata nel 1945, quindi qualche annetto fa. E li ho avuti tutti i colleghi, a parte colleghi anche del teatro italiano, perché allora, per manche motivi economici, si era iscritto a questa prima cooperativa che difendeva il doppiaggio, diciamo così, dalle società che ti prendevano in proprio, ti chiamavano e ti sfruttavano, è stata formata questa CDC che allora lì si è, diciamo, iscritto tutto il teatro. D'altronde allora non c'era niente, c'era solo la radio e c'era il teatro. Forme di spettacolo, altro non c'erano. E quindi tutti quanti per coprire dei buchi si sono iscritti a un doppiaggio. Poi qualcuno l'ha preso come un mestiere, è rimasto, e la propria di altri non hanno potuto farlo, però è stata una prima esperienza grossissima, anche se io ero ancora un bambino. Grazie Maestro D'Ambrosis Ma per queste belle figurati, memorie. e beh, ancora, per ora c'è ancora un po', no? Grazie. Ti ringrazio a te.